Buon riposo, dona loro, signore. Risplenda adesso la luce perpetua. Chi ce lo doveva dire a noi? Chi ce lo doveva dire? Io più che una donna del sud, mi sento una donna di Sarajevo. Tu pensi che ormai passiamo più tempo al cimitero che ero a casa? Immagina che nella cappella di mio cognato ho portato il fornellino. Non lo dire a me. Pensa che io invece ho l'asse da stiro nella camera mortuaria. Quando finirà questa guerra? Quando finirà? Solo quando una delle due famiglie riuscirà a fare tris con i loculi. Oh, così, eh? Sì. Come al gioco dei nomi, allora. Proprio così. Rossella. Sì. Tu sempre così vestita devi venire al cimitero. Madonna mia Alice, però, ti metti come una zecca. È sempre come sono vestita io, devi stare a vedere. Dai, cos'è da dire su questo vestito? Vabbè, assomigli tale quale a Nina Hagen, scusa. Ma pensa a te, pensa che sembra la Juliette Greco di Manduria. No, cosa capisci tu di moda? Questo è un vestito esistenzialista. Sì, peccato che tu, invece di Simone de Beauvoir, sembri Simone di Cagnabresco quando va alle cene d'affari. Senti, secondo me, tu più che al cimitero puoi andare a vedere un concerto d'or. Beh, vabbè, lasciami perdere, fammi fare i miei servizi. Che cosa devi fare? No, niente, è una tradizione della famiglia Sanguellatte. Noi, oltre a portare il prezzemolo, che è il simbolo ormai della nostra famiglia, portiamo anche un po' di cibo ai nostri defunti. Sì? Sì. Tu credi in Dio? Ci credo, però pure il fatto che devo andare a fargli la spesa non mi sembra giusto. E dimmi un poco, credi nella reincarnazione? No, per carità, io sono vegetariana. Vabbè, lasciamo perdere, fammi fare sto servizio a me invece. Ecco qua, Rita, come promesso, ti ho portato la pasta granoro. Come in vita, anche in morte, un appetito. E poi, chi stava? Aspetta, eccolo qua, Paul. Paul, come stai? Paulino, Paulino, ecco qua. Anche per te l'olio dentamaro. Il caffè Saiga, ci piace, vorrei vedere voce nell'aldilà e ci piace il caffè Saiga. Ecco pure a te. A te, Gilla, non posso portare niente, mi dispiace. Perché a Gilla non puoi portare niente? E non ci posso mettere niente dentro. Eh sì, perché quello si fece corazzare il loculo da Usai. Tenevo paura di fare la stessa fin di San Nicola. Giustamente, ancora gli rubam le ossa. Allora dissi, fatemi corazzare. Poi lo hanno corazzato. Giustamente. Scusa, è a Ines Sanguellatte, non... No, Ines, il fatto è un po' più complicato. Com'è il perché fatto? La foto sta là, uh-huh. Ma lei sta seppellita al mobilificio Europa. Ah, sì? Sì, quando sappi di dover morire, disse, guardate, di morire muoio, però seppellitemi al mobilificio Europa. Immagino il proprietario come sta contento. Contento, quando vanno i clienti, aprono la cucina e dici, ma questo che cos'è? Dici, no, è un voto che abbiamo fatto, sei Ines, così nella cucina. Stammi vicino quando la mia luce è fiora. Il sangue stagna, i nervi pungono e fremono. Il cuore soffre lente, sono tutte le ruote dell'essere. Stammi vicino quando i sensi sono torturati da uno strazio che vince l'atterraggio. Buongiorno! Chiedo scusa, ma lei non è il commissario Ciambotto? Certamente, e questo è il mio brigatiere scelto. Tanto piacere. Romano. E dove l'ha scelto, commissario? Nella frittura. Beh, non si dice così alla persona. Non è a te, non è a te. Non commissario, è... come mai anche lei qui al cimitero? Mia moglie, causa è mia moglie. Sì? Lavora qua? Sì, fa la commessa al capotreno. Sì? Mi scusi, commissario, mi scusi. Purtroppo lei da piccolo andò a vedere un comizio di Lattanzio. Ed allora non si è più ripresa. Lei forse voleva dire, commissario, che è malauguratamente vedovo. Certo, sono vedovo da quando mia moglie è morta. Giustamente. Commissario, non è per intrufolarmi dentro i fatti suoi, ma com'è morta sua moglie? Colpo della strega. Sì? Urca! Con un colpo della strega alla schiena è morta. No, un colpo della strega in testa, la bottiglia della strega in testa. Gliel'ho data un giorno in un momento di pazzia. E morì subito la signora? No, questo non lo devo dire. È stata in coma parecchio tempo, entrava e usciva dal coma, usciva e entrava. Mettiamo la porta in aia. E facesse bene, almeno regolavate l'entrata e l'uscita della signora. Ah, quindi è morto per trauma cranico. È morta per cirrosi epatica. Praticamente, quando ebbe la bottiglia della strega in testa, si ruppe la bottiglia. Tutto il liquido lì, scivolò tutto in bocca. E quindi praticamente se la fece tutta la bottiglia, si ubriacò. La portai all'ospedale, completamente ubriaco.
Quando la vedi i dottori, guarda, erano morti. Erano morti da lei. Erano morti da lei. Sì, sì. Scusi, scusi, commissario. Ci siamo lasciati andare. Però lei sarà rimasto solo? Sì, sono solo, cioè ho tentato, diciamo, di avere, con la figurina di Sant'Anna. Però, diciamo, non è stato possibile. Anche con mia madre ho provato, ho visto che ho un complesso, diciamo, ma non è stato possibile. Lei non ha un rapporto, commissario, né con sua madre, né con Sant'Anna. Come fa? Commissario, ma lei la carne non le urla? Sì, adesso ho fatto anche il concorso a Castrocaro, chissà. E come fa, commissario, quando la carne le urla? Diciamo che sono tornato a essere un ragazzo alla mano. Non so se voi... Ma voi che ci fate qua, scusate? Noi siamo venuti a piangere i nostri morti. Quelli scuri sono i morti miei, quelli chiari sono i morti tuoi. Ehi, tutti questi morti! E che sono andati alla Belliana a bar per caso a vedere uno spettacolo lì? No, signor commissario! Lei conosce le famiglie in petto e sanguellate? Te, io ho aperto un'indagine a proposito su questa famiglia. Beh, noi siamo le consorti dei due boss. Io sono la moglie di Rocco Sanguellate, che sposai a 12 anni. Colpo di fulmine? Beh, più che un colpo di fulmine, un colpo di pistola. Se non me lo sposavo, mi sparava tutta. Io invece sono la moglie di Fred in petto e l'ho sposato un po' per amore, forse anche per soldi. No, sicuramente per soldi. Lei invece, commissario... Come conobbe sua moglie? Ricordo, fu un'estate di tanti anni fa e lei era lì sulla spiaggia che prendeva il sole e io a un certo punto mi avvicinai a lei e... Le feci un gavettone con l'acqua ghiacciata, guarda, le risate... Lei praticamente si prese per conseguenza una bronchite polmonite, proprio la ricoverammo all'ospedale d'urgenza, veramente. E lei andò avanti, io la raggiunse, andai all'ospedale per fare la visita, appena mi avvicinai, lei... Non mi dette neanche tempo di avvicinarmi al letto. Presa la bottiglia della Flebo, me la spaccò in testa. E prima, ricordo che mi disse, sei un mambrone, ma ti amo lo stesso. Bellissimo, affascinante. Neanche Liala scrive dei racconti così. E dica un po', commissario, lei sente l'assenza di sua moglie? La sua assenza è un assedio, come dice Ciampi. Presidente del Consiglio. Stupida, il cantautore. Ricordo che mia moglie, prima di morire... Mi disse, alza gli occhi al cielo, guarda una stella. Stiamo guardando. Stella? Scusa. Che stella? Disse mia moglie, prima di morire, alza gli occhi al cielo, punta una stella. Quale stella? Una della costellazione di Don Orione. Ah, e dillo, sputala questa costellazione. E pensa a me. Io sinceramente, sul primo momento la presi bene la cosa, però poi dico io... Può un uomo, diciamo, ogni sera, siccome io abito in un sottoscala, uscire dal sottoscala con pigiama e fare una cosa simile? È fastidioso. Non lo so, mi vede qualcuno? È fastidioso, scusate, certo. Ha fatto bene a non uscire, commissario. Si è fatto tardi. Stanno i cartoni animati. Tanti saluti, commissario. Arrivederci. Stia bene, tante cose. Tante belle cose. Anche andiamo. In famiglia. Andiamo. Arrivederci. Di nuovo. Va bene, ciao, bello. Prego, come stai? No, prego, ci mancherebbe. Scusa, se ne vedo. Bell'uomo però, eh? C'hai i capelli lavati col lievito Bertolini, però, perché lo devo dire? Sì, io non ho capito il fatto della costellazione di Don Orione. Devo andare a chiedere al parroco. C'è il parroco. Pure? Don Fiorone. Chi chiama? Sorto del parroco.